dove abbiamo conosciuto un vero maestro. Pensate che le sue opere, giunte anche a Monte Carlo, continuano a ricevere ambiti riconoscimenti. Scopriamo chi è il primo personaggio di oggi. Il processo creativo è quello che accomuna tutti gli artisti, nel senso che c'è un'idea di base, l'idea che la società, l'umanità ci trasmette. I sacrifici sono enormi, sia fisici per quanto riguarda la scultura, sia economici, perché le fusioni, marmo, trasporto, insomma è molto molto costoso e veramente i sacrifici sono pazzeschi. Se non fossero supportati da un'enorme passione, lo scultore non si potrebbe fare. Per quanto riguarda le soddisfazioni, sono tante, specialmente morali, insomma, perché poi materiali ne sono molto rare. Le mie opere più importanti al momento sono l'Araba Fenice, che è un marmo di 2,5 metri che è a Fonvie, a Monte Carlo, vicino ad altre opere di Botero, Armand, Mitorai, Manzù, César, eccetera. C'ho a Monte Carlo altre due sculture, una della collezione privata di Alberto di Monaco e un'altra di Carolina di Monaco. Poi ho realizzato un marmo di 2 metri per 2 all'ospedale Sant'Anna di Ferrara, quindi in una fondazione dove sono presenti Salvatore Fiume, Remo Brindisi, Ernesto Treccani, Gio Pomodoro, eccetera. Poi ho realizzato un marmo molto grande intitolato Ensemble, che è a San Blagra sui due Golfi e rappresenta un po' un abbraccio fra due persone uniti nel successo e sempre più in alto, diciamo, nel successo con tutte le difficoltà che questo comporta. Ho anche una scultura qui a Napoli intitolata Naturalia, poi altre sculture, Agostina Belli c'ha delle mie sculture, due sculture grosse sono a Termoli, giù sull'Adriatico. Per quanto riguarda per la mia scultura in particolare, un po' più universalmente, io riproduco un pochettino con i miei meccanismi, i miei incastri, quello che è la società, la corruzione, i compromessi, questi falsi meccanismi appunto della nostra società. E sopra ci sono sempre degli uccelli che rappresentano un po' la speranza, la voglia di risorgere, quindi vedere volare uno stormo di uccelli apre sempre il cuore, che ha la speranza. E riprendo un po' il futurismo così, rivisito un po' il futurismo che era ottimistico all'epoca. Il mio forse un po' meno ottimistico, però insomma speriamo bene.